Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo Mythbusters. Oggi parleremo del cardio a digiuno, se ha senso fare a digiuno, se c'è effettivamente un vantaggio nel fare un allenamento cardiovascolare a digiuno per bruciare più grasso. Allora, il punto è che quando ci alleniamo a digiuno effettivamente bruciamo più grasso, nel senso che stando in una situazione di calma insulinica, con una glicemia bene o male stabile, anzi tendente verso il basso, soprattutto se abbiamo dormito bene e veniamo da una fase abbastanza rilassante, allora il corpo sarà molto più propenso ad utilizzare il grasso come substrato energetico, sarà da un punto di vista metabolico favorito, e questo avviene soprattutto nel momento in cui facciamo logicamente un cardio in fascia, ossia un cardio in cui la benzina richiesta, il mix di benzina richiesta come substrato energetico per il livello di intensità che facciamo, che performiamo, è prevalentemente lipidico, quindi sostanzialmente un allenamento cardiovascolare in cui il corpo può tranquillamente utilizzare la beta ossidazione, prendersi il suo tempo e quindi utilizzare i lipidi come fonte energetica. Ora, il fatto però che utilizziamo più grassi non vuol dire che sia vantaggioso per la perdita di grasso. Mi spiego meglio, il corpo ragiona prettamente da un punto di vista di bilancio energetico, cioè è come se, ok, durante la giornata vado a prendere un po' più di carboidrati, un po' più di grassi, utilizzo diversi substrati energetici in base a quelle che sono le mie necessità, però a un certo punto nell'arco temporale, per esempio a fine giornata se vogliamo vederlo, comunque in un certo arco temporale va sempre a fare i conti. Ossia, facciamo un esempio in cui io vada semplicemente ad utilizzare il cardio, magari un cardio HIIT, un cardio LISS come vi pare, dopo aver mangiato, in cui quindi il mix di benzina che vado a utilizzare è un po' più glucidico, quindi il corpo avendo la glicemia tendenzialmente elevata favorirà l'utilizzo dei carboidrati come substrato energetico, che cosa succede? Che brucio meno grassi, però poi successivamente avviene un processo di sovracompensazione del glicogeno, ossia ho utilizzato parte del glicogeno muscolare, quindi i carboidrati che vado a mangiare successivamente vanno a essere utilizzati per ripristinare queste scorte. E questo gap che si crea, ossia questi carboidrati che ho mangiato e che non ho utilizzato come substrato diretto, ma ho utilizzato per ripristinare le mie scorte, logicamente vanno ad essere sostituiti con un'altra fonte energetica, ossia dei lipidi. Quindi in sostanza a fine giornata non ci interessa sapere quando abbiamo fatto il cardio, ma ci interessa sapere bene o male che deficit energetico abbiamo avuto. E il corpo, nel momento in cui la flessibilità metabolica è ottimale, ci siamo allenati con senso e anche i macros sono impostati, o comunque l'alimentazione è impostata appunto secondo quelli che sono i nostri obiettivi, andrà a ripristinare il glicogeno che abbiamo consumato e il deficit ulteriore che ha creato lo andrà a riempire con i glucidi quando saremo a riposo e quindi quando inizierà a sovracompensare. Quindi realmente quando dobbiamo inserire il cardio, quando è meglio inserirlo? Semplicemente nel momento in cui siamo più performanti, in cui ci sentiamo meglio di lavorare, che nella maggior parte dei casi è proprio a digiuno, perché a digiuno siamo un po' più vuoti a livello di stomaco, quindi siamo un po' più adrenalinici magari, perché il sistema nervoso autonomo è tendenzialmente molto più shiftato verso l'orto simpatico e quindi per un allenamento cardiovascolare ingraniamo meglio. Questo è ancor più vero nelle fasi di definizione, in cui magari abbiamo anche un po' di problemi a dormire, ci svegliamo abbastanza presto e il modo migliore per svegliarci, per ingranare con la giornata, per darci due botte, è quello di andare a fare il nostro cardio, poi successivamente una bella doccia e poi mangiare. È un qualcosa che da un punto di vista di routine funziona bene, ma ripeto, funziona da un punto di vista rutinario, da un punto di vista di sensazioni, ma non dà un vantaggio più o meno importante su quello che è alla fine la perdita di massa grassa. Quindi cardio a digiuno va benissimo, io personalmente lo adoro, ma non perché va a bruciare più grasso, meglio brucia più grasso ma non ci fa perdere più grasso, se in un certo senso ha senso. E niente ragazzi, qua sotto con i commenti come al solito, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.